Dai. Come si chiama l'attività? Si chiama di Billy il Bullo. Praticamente Billy è un robot bullo che le sue cattive azioni sono i bulloni. Lo scopo dell'attività è liberare Billy dalle cattive azioni, quindi ragionare sulle cattive azioni e andare procedere mano a mano avanti e liberarlo piano piano di queste cattive azioni. E l'ho pensato per i Doobie-Doo perché, essendo con le Lego, loro possono, possono costruirlo come vogliono, o metterlo anche col Doc, lo decorano come vogliono. No, fallo anche col Doc, vediamo come sì, viene. E allora faccio anche col Doc, e quindi lo decorano come vogliono, dopo in base anche al numero dei bambini in classe. Io perché questa attività fa parte di un progetto che abbiamo presentato in una scuola che dovrebbe partire a gennaio, quindi considerando anche gli alunni ho calcolato una decina di bulloni di cattive azioni, quindi lui non gira, quindi lui dovrò fare un cartellone. Faccio io un modellino. No, ma se usi questo non serve. Infatti, per favore fallo con questo così lo registri, lo filmi anche. Al più presto. Quindi praticamente dovranno procedere in questo cartellone dove ci saranno degli indovinelli e delle attività di logica per ragionare sulla cattivazione e su come togliere il bullone. Poi arriverà una sorta di gara, tra virgolette, ci sarà questo percorso e vince o è chi arriva per primo e riesce per primo a liberarlo. E questo è già sul sito. Delle attività. Perfetto.